Quattro passanti, Gaetano De Cicco, Domenico Guarracino, Salvatore Benaglia e Gaetano di Nocera, resteranno uccisi, vittime innocenti di Camorra. La strage del bar Sayonara doveva rappresentare uno spartiacque tra il prima e il dopo. Così non è stato. A Ponticelli, come in altri quartieri della città, si continua a uccidere. A 32 anni dalla strage del bar Sayonara, in cui persero la vita quattro persone innocenti, a Piazzetta Egizio San Domenico a Ponticelli si sono riuniti nel ricordo scuole, istituzioni, forze dell'ordine ed i protagonisti del Comitato di Liberazione dalla Camorra della periferia est di Napoli. Oltre 50 associazioni, enti, parrocchie, gruppi di volontariato e cittadini impegnati sul territorio contro la criminalità che nella giornata dedicata alla memoria hanno lanciato un grido di aiuto. Aiuto perché c'è una situazione difficile qui, ancora una volta, qui a Ponticelli siamo in sofferenza ed è per questo che nell'appello che abbiamo pubblicato qualche settimana fa, qualche giorno fa, abbiamo proprio dichiarato che Ponticelli chiama Napoli a venire qui, a essere presente, a farsi vedere, a stabilire un contatto più forte, ad aiutarci. Giornate come queste in realtà sono conclusione e inizio di percorsi. In queste settimane i ragazzi sono stati incontrati all'interno delle scuole, hanno fatto memoria. La memoria è uno dei primi passi per ripartire. La memoria non è solo retorica, non sono solo cerimonie. La memoria è uno strumento di appartenenza territoriale e questo 11 novembre, undicesima giornata, è importante in un anno come questo, anno delle bombe, anno delle stese. Io credo che questa mattina la memoria delle vittime diventa un tassello importante per avere nostalgia di questo nostro essere comunità, cioè di cominciare a dire un'altra volta finalmente noi. Alla manifestazione, che ha visto anche la premiazione del concorso fotografico rivolto agli studenti di Ponticelli, c'erano il vice sindaco e l'assessore alla legalità, Mia Filippone e Antonio De Jesu, ed in prima fila i familiari delle vittime. Io sono Silvia Guarracino, la figlia di una delle vittime innocenti. Oggi è sempre difficile essere qui, è sempre difficile spendere una parola perché anche se tu ti dici vado a parlare di altro, però i ricordi riaffiorano prepotenti con tutte le conseguenze. Un atto dovuto soprattutto in memoria non soltanto dei caduti, e qui sono caduti e continuano a cadere giovani vite, e quindi noi siamo qui a rappresentare la presenza di tutta la giunta del Comune di Napoli, la nostra vicinanza, il nostro supporto e il nostro affetto nei confronti dei ragazzi. La possibilità di intraprendere le strade giuste ci sono. E la scuola è sicuramente un mezzo perché si possano prospettare gli orizzonti e le prospettive autentiche. Io ricordo bene quella strage, ero a Napoli e proprio in quel periodo fui inviato poi a dirigere il commissariato di Giuliano, che è terra di Camorra, come purtroppo questo quartiere e tanti altri nella città. La memoria deve essere ricordata ogni giorno. Molto spesso questi eventi rappresentano un rituale, non certo da parte delle associazioni che hanno il grande merito di favorire e stimolare le coscienze, ma è un lavoro molto difficile che deve essere fatto giorno per giorno sulle coscienze, soprattutto sugli adolescenti e sui giovani di questo quartiere.